Nella Torino di metà Ottocento irrompe la figura di un pittore. Arriva dal Ticino e lascerà un forte impatto in città, diventando una sorta di reporter di tutti i grandi eventi degli anni d'oro del Risorgimento. Oggi siamo al Museo di Arti Decorative della Fondazione Accorsi Ometto. Il vlog racconta l'epopea artistica di Carlo Bossoli. L'Ottocento che non ti aspetti, il secolo di cerniera, di scontro e confronto tra l'antico regime e il mondo contemporaneo. Eppure così dinamico, tumultuoso, addirittura colorato. È un passaggio cruciale nella storia del secolo e in quella dell'arte, ma soprattutto nella società. Le opere di Bossoli sono uno spaccato di storie di Torino, dell'Italia e dell'Europa. A partire dalle due tempere su carta che si trovano alle mie spalle, raffigurano altrettanti interni della Reggia di Venaria Reale. Opere scovate fortuitamente dal direttore del museo Luca Mana. Una in particolare colpisce ed è inedita. Raffigura un banchetto, probabilmente una cena tra vertici militari, nella sala dei Valletti a piedi, adiacente al salone di Diana. Si pensava potesse trattarsi di Palazzo Reale, invece si rivela come testimonianza ottocentesca di una sala impreziosita da decorazioni militari alle pareti e un pavimento in cotto. Intrigante anche la scuderia grande juverriana con gli stalli e i cavalli, altra immagine sostanzialmente ritrovata della Reggia. Bossoli arriva a Torino nel 1853 e morirà in città nel 1884, fissando la sua dimora in un'affascinante casa in stile moresco ubicata sul Po. Oggi quella casa si trova completamente trasformata in lungo Po Diaz, angolo via Giolitti, una casa da lui stesso progettata e riprodotta in una sua famosa tempera. In questi 31 anni racconterà in veste di reporter tutti i grandi eventi degli anni d'oro torinesi, la spedizione di Crimea, la seconda guerra in indipendenza e l'unità d'Italia. Ma a Sebastopoli, mentre i bersaglieri di La Marmora combattono sulla Cernaia, gli inglesi mandano in missione il fotografo James Robertson a riprendere i combattimenti. Sono le più antiche fotografie di azioni belliche oggi esistenti. A fianco c'è la carica di Vittorio Emanuele II nella battaglia di Palestro, dipinta dallo stesso Bossoli. I Savoia nel frattempo gli commissioneranno una serie di vedute che testimoniano lo sforzo ingegneristico speso dal governo per realizzare l'opera ferroviaria che unisce Torino e Genova. Ponti e viadotti, trafori e costruzioni ardite per favorire il trasporto delle merci tra le due città principali del regno. E anche qui immagini fotografiche immortalano le imprese compiute dai piemontesi per modernizzare lo Stato, favorendo i trasporti. Perché è vero che la prima ferrovia nasce tra Napoli e Portici, ma mentre i Borbone utilizzano un nuovo mezzo su rotaia per brevi tratti, cioè per raggiungere le proprie residenze reali e extraurbane, in Piemonte, in Savoia, le ferrovie le costruiscono sì più tardi, ma utilizzeranno il treno per collegare Torino al porto di Genova a scapito del porto di Marsiglia. Lo sa bene Cavour, che punterà molto sul traforo del Fréjus e il collegamento con l'Europa. Ma Bossoli è anche un viaggiatore che attraversa l'Europa e il Medio Oriente a caccia di paesaggi, giardini, ambienti bucolici e costruzioni romantiche, sempre pronto a immortalare il secolo della trasformazione verso la contemporaneità.